Ciao ragazze, allora nuovo video. Questo video ho pensato di farvi vedere, anzi di mettere alle azioni con voi alcuni, anzi tutti i prodotti che ho preso e acquistato della collezione, quella Green Me di Kiko. Come vedete ho una base viso un po' strana, in quanto ho utilizzato tutti i prodotti che non ho della Green Me, di modo che poi possiamo passare semplicemente ad utilizzare quelli contenuti nel beauty case. Non ho messo, come di mio solito, alcun fondotinta sul viso, in quanto non ne vedo l'esigenza, però ho utilizzato la matita per sopracciglia color marrone, che è la Colca Gialle di Sien, la matita nera sempre di Sien, ossia la Colca Gialle all'interno dell'occhio, il mio solito correttore in stick di Natura Verde Bio, questo è il numero 01, l'ho messo sul contorno occhi e un po' come base perché poi andremo ad utilizzare una palette di ombretti, e naturalmente ultimo prodotto ho utilizzato questa terra di Puro Bio 03 per fare un pochettino di contouring. Intanto che continuo a chiacchierare, altrimenti questo video sarà lunghissimo, iniziamo a provare insieme tutti i prodotti in questione. Applico il mio solito balsamo labbra, ossia questo di Sien, per farvi capire col tappo celestino. Vi volevo ringraziare per tutti i commenti sotto il video haul in cui appunto proviamo insieme tutti questi prodotti della Green Me, perché comunque ho visto un feedback molto positivo da parte vostra. Iniziamo subito dalla base viso, quindi vado a mettere il mio illuminante in matitone, ossia il Green Me. Lo applichiamo sul naso, sugli zigomi. Ragazze, questo ve l'ho già detto, è un prodotto che mi piace davvero tantissimo perché è molto pigmentato, e anche qui sull'arco di Cupido e proprio poco poco sul mento. E adesso naturalmente con le dita, perché non posso andare in giro così, inizio a sfumare. Wow, questo illuminante ragazze è davvero fantastico. Essendo un prodotto in matita, preferisco sempre sfumarlo con le dita e non con un pennello. Ha dei riflessi davvero bellissimi. Allo stesso tempo è facilmente portabile anche da giorno. Proseguiamo poi con il Green Me Lip and Cheek. Sapete che ho preso il numero 03. Questo sarebbe un matitone che può essere utilizzato, ragazzi, io lo sto utilizzando tantissimo, sia sulle labbra che sulle guance, ma per ora preferisco utilizzarlo solo sulle guance, perché poi sulle labbra vedremo in seguito. Vado abbastanza pesante perché so che è un blush molto facilmente sfumabile, sempre con le dita, e modulabile, e faccio sì che integri bene anche con l'illuminante. E ragazze, dona subito un effetto sano alle gote e comunque permette di avere una base molto luminosa. Il terzo prodotto che voglio utilizzare con voi è sicuramente la palette, ossia la Green Me Eyeshadow Palette numero 02 Feisty Saffron. Come sapete, per me questa palette è un mezzo flop. La consiglio assolutamente perché comunque la maggior parte dei prodotti, degli ombretti, sono molto pigmentati. Però ragazze, secondo me non vale il prezzo che ha. 6 ombretti su 9 che sì hanno un buon inci ma che non sono un granché pigmentati, per me sinceramente è un no. Se riuscite a prenderla naturalmente in promozione, ve la consiglio assolutamente. Io ad esempio questa l'ho presa con il 15% per il compleanno, quindi sì, un pochettino rosico perché comunque non è un granché, non è il top. Se la trovate con qualche promozione, prendi 3 paghi 2, 2 più 1, insomma con tutte queste promo che fa Kiko, ve la consiglio assolutamente. Ho prelevato in primis questo ombrettino qui e lo applico su tutta la palpebra mobile. Ha una pigmentazione fantastica, quindi questo qui, il terzo, già secondo me va bene. Comunque ho visto che è una palette abbastanza polverosetta. Prendo, diciamo, un pennello così da sfumatura, prelevo sempre il prodotto a sfumarlo.
e anche sfumandolo direi che di colorazione ci siamo, perché vedete è molto pigmentato. Forse un pochettino mi sto già ricredendo su questa palette, però dopo magari vi faccio vedere che alcuni colori non sono affatto pigmentati, non sono proprio come questo che state vedendo ora all'azione. Poi volevo prendere questo colore al centro, che è molto carino, e lo vado a mettere alla fine dell'occhio, però con il pennello piatto di prima. E anche questo al centro, secondo me, non è affatto male, che però assomiglia moltissimo al colore che già ho applicato di base. Con un pennello da sfumatura, sempre quello che ho applicato per sfumare un pochettino nella piega il terzo colore di prima, vado a prendere questo colore matte marrone, che è uno dei più carini secondo me, che utilizzo moltissimo e soprattutto più pigmentati della palette, e lo vado a applicare nella piega proprio leggermente e sfumo. Ancora con il pennello di prima, quello piatto, vado a prendere sempre il colore che ho appena applicato, il più scuro, questo, e lo metto semplicemente nella parte finale dell'occhio. Con un pennello da sfumatura pulito vado a sfumare bene soprattutto questa parte qui. Ora la mia intenzione sarebbe quella di applicare questo color burro, ossia il più chiaro della palette, qui sotto, sotto le sopracciglia, sotto l'arcata. Ho già paura perché questo colore, ragazzi, non scrive una ceppa. Quindi prendo un pennellino piatto, fa tantissimo fallout, ma ragazze, non scrive proprio nulla, cioè è come se non stessi applicando niente. Per ovviare a tutto ciò, ritorniamo al nostro highlighting pencil e lo metto, questo vedrete che bell'effetto che dà, lo metto qui sotto la mia arcata sopraccigliare e con il pennello che avevo utilizzato pulito da sfumatura continuo a sfumare tantissimo. Con il pennello, quello piatto, che avevo utilizzato prima, vado a prendere il colore, questo più chiaro, il terzo della palette, e lo metto, diciamo, nella parte sotto. Ora, per intensificare bene e ridefinire meglio la parte superiore dell'occhio, off camera con il Colca Gial di Sienne vado a fare una sorta di riga di eyeliner non troppo precisa. Il penultimo prodotto che vi ha un po' divise, diciamo, è questo mascara, che ossia il Grimmy Volume Mascara. Sotto l'ultimo video ho ricevuto qualche critica riguardo questo mascara, in quanto alcuni mi avevano detto che secondo loro avevo combinato un disastro col mascara, che l'effetto che aveva sulle mie ciglie non vi era piaciuto, ecco, diciamola così, e quindi ho detto tanto in questo video lo devo provare con loro, vediamo come va. E alcuni voi dicevano che il mascara tendeva a fare dei grumi. In effetti è vero, perché vedete il prodotto tende un pochettino ad incastrarsi nelle testine. Ma ragazze, cioè secondo me, non lo so, sarò strana io, ma per me non è un grande problema. Non è un mascara liquido, lo vedo più un mascara, non un gel, come dirvi, un mascara più grumoso. Sinceramente a me questo effetto dramma piace tantissimo, infatti mi sono chiesta, cioè, ma non è che forse il problema sono io e queste ragazze hanno ragione? Sì, si vede che c'è, non mi dispiace assolutamente, anzi guardate che, cioè, che effetto fantastico che fa. Certo, lascia le ciglia un po' pesanti, quindi fatemi sapere, ragazze, voi nei commenti sinceramente cosa ne pensate. Con questo mascara bisogna stare stare molto attenti, perché in primis, ecco, il mascara è un pochettino grumoso e tende ad uscire tanto prodotto, ecco. Seconda cosa, essendo lo scovolino molto particolare, ci si sporcherà molto facilmente. Vorrei applicare con voi questo matitone, che praticamente è il blush,
che essendo un lip and cheek va applicato anche come rossetto. Suonerà sicuramente col trucco occhi, perché comunque il trucco è più sull'aranciato, questo è più un colore rosa mattone. Di proposito, non ho utilizzato una matita contorno labbra perché volevo proprio farvi vedere come si comporta. E come vi avevo detto anche prima, vedete un pochettino rispetto agli occhi stona. Togliamo il cerchietto. Quindi ragazze, in conclusione posso assolutamente dirvi che i miei due prodotti preferiti della Green Me sono il matitone, perché comunque ha un colore molto bello che rimpolpa le labbra e come vi ho appena detto è confortevole e molto pigmentato. Il matitone highlighting, che è un prodotto molto carino, ha questi riflessi dorati naturali. Terzo prodotto che naturalmente mi è piaciuto ma con qualche, diciamo, perplessità è il mascara, perché comunque ha uno scovolino un po' difficile da utilizzare. La palette per me è un nì, perché come vedete i colori alla fine la maggior parte sono pigmentati, ve l'ho dimostrato ora anche realizzando proprio con voi questo trucco, ma altri come il color burro, insomma il più chiaro, sono un no. Io vi mando un bacio grande, spero che il video vi sia piaciuto, ricordatevi sempre di lasciarmi un bel pollice in su di supporto e di iscrivervi al canale attivando la campanellina. Mi raccomando, fatemi sapere se avete acquistato anche voi questi prodotti della Green Me, se vi siete trovate bene o meno, e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Un bacione, ciao!